Sono pronti alla mobilitazione i medici convenzionati del 118, a riferirlo il referente regionale SAUS, nonché medico Nando Del Giovane. Mentre si inaugura il nuovo moderno pronto soccorso, dice: "Noi 82 dottori viviamo nell'incertezza con mancati riposi e ferie. C'è una legge regionale che prevede la stabilizzazione, ma la legge è stata impugnata dal governo dinanzi alla Corte Costituzionale." L'assessore Veri ha assicurato il proprio interessamento. Benissimo, io ho presenziato insieme ai politici l'altro giorno alla inaugurazione del nuovo pronto soccorso. Noi come medici convenzionati del 118 stiamo rispettando il giuramento di Ippocrate, nel senso che stiamo facendo dei turni straordinari di ben 70 ore a luglio e agosto per garantire il servizio, soprattutto la salute ai cittadini, pur percependo uno stipendio uguale a quello dei medici dipendenti 118 senza straordinari. C'è una forte discriminazione tra noi, medici convenzionati, e medici dipendenti del 118. Per dire che questa ingiustizia deve essere comunque sanata, perché non è possibile in un paese civile e democratico come il nostro che ci sia questa forte discriminazione tra medici dipendenti e medici convenzionati. Noi l'abbiamo sottolineato questo problema proprio in occasione dell'inaugurazione del nuovo pronto soccorso alla dottoressa Verì, l'assessore alla sanità, la quale è stata molto gentile ad ascoltare le nostre istanze. Però le ho ricordato che il 1° giugno in Abruzzo è stata approvata una legge che consentirebbe il passaggio alla dipendenza dei medici convenzionati. È una legge a tutti gli effetti, solo che la dottoressa gentilmente mi ha detto che questa è stata, come dire, impugnata dal governo e allo stato attuale non può essere attuata questa legge, diventerebbe attuabile qualora l'impugnativa venisse meno, perché noi purtroppo continuiamo a lavorare e rispettiamo il nostro lavoro, ma lo facciamo con un po' di malumore e questo potrebbe risentir, di questo potrebbe risentirne la salute dei cittadini abruzzesi. Noi non abbiamo né diritti né tutele, prosegue la dottor Del Giovane. Sul piano economico e sul piano normativo. Quindi tutto questo deve essere fatto, diversamente minacceremo come SAUES, perché io sono il referente regionale per l'Abruzzo, minacceremo sciopero ad oltranza di tutti i medici convenzionati e di tutti i medici dipendenti.